Qualche video fa dicevo che per studiare terapie brevi ci vuole molto tempo. Onestamente non credo che serva molto tempo per apprendere le basi delle terapie brevi. La epistemologia costruttivista e costruzionista da cui derivano sono ovviamente molto complesse e da approfondire. Però, essendo approcci che tendono a ridurre la complessità piuttosto che a costruire dei ciclopici castelli teorici, apprendere le basi applicative, le basi di ciò che va fatto, è relativamente semplice. Quantomeno lo è nel momento in cui c'è un modo molto pratico di apprenderlo. Questo è il motivo per cui all'interno della nostra scuola di specializzazione in terapie brevi sistemico strategico spieghiamo i punti principali delle tre terapie brevi che insegniamo e del metodo a terapia sola singola già nel primo anno, in modo tale che la persona, l'allievo, il terapeuta, sappia da subito quali sono gli elementi base da applicare. La parte successiva, ovviamente, è quella dedicata a tutti gli approfondimenti necessari da un punto di vista teorico ed epistemologico, appunto, che comunque non dimentichiamo il primo anno, e alla declinazione all'interno di diverse situazioni, quindi mettere in grado il terapeuta di approfondire le terapie brevi con determinate tematiche, determinate problematiche, determinati contesti. Però appunto non ritengo che la cosa più difficile da apprendere siano le basi applicative, ritengo che la cosa più difficile da apprendere sia la pratica. Anders Ericsson, psicologo svedese che ha studiato a lungo come diventare esperti di qualcosa, ha detto che il segreto per diventare esperti di qualcosa è sostanzialmente uno: pratica, pratica, pratica. Infatti non è un caso che nell'istituto ICNOS andremo a sottolineare molto l'aspetto pratico-esperienziale per far apprendere agli allievi come diventare dei terapeuti brevi. Chi ha partecipato a uno dei nostri workshop in terapia seduta singola sa che sono molto pratici, facciamo molta pratica durante i 2 giorni di formazione. E la cosa carina è che noi per elaborarli siamo partiti da una domanda fondamentale: cos'è che non ci piace della formazione psicologica media in Italia? La risposta fu: troppa, troppa, troppa teoria. Bada bene, la teoria è importante, è fondamentale perché è la base su cui poggia poi tutta la struttura di quello che devi andare a fare. Il problema in quel caso, nel caso di molta formazione psicologica in Italia, era che rischiava di diventare una formazione che rimaneva solo su carta. Perciò per la TSS ci mettemmo lì a studiare proprio i processi necessari per rendere la formazione più esperienziale, più funzionale e ci rendemmo conto che effettivamente, utilizzando molta molta pratica, ovviamente studiata in un certo modo, non pratica a casaccio, massimizzavamo l'esperienza di apprendimento degli studenti. Ovviamente, nel momento in cui siamo andati a fare la programmazione didattica della scuola di specializzazione in terapie brevi, abbiamo seguito lo stesso processo. C'è molta pratica, ovviamente seguiamo tutto quello che c'è da seguire rispetto alle impostazioni dateci dal MIUR, privilegiando un aspetto pratico ed esperienziale in maniera molto molto presente. Il 29 settembre presenteremo di nuovo a Roma al nostro istituto ICNOS con un open day gratuito. Ovviamente sei invitato, non parleremo soltanto di pratica, 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 ma anche di ricerca, di clinica, di dati, di modelli, di informazioni rispetto alle terapie brevi. Spero di poterti vedere, sarà un'occasione per poterci fare le domande e per poterti mostrare che cosa noi intendiamo per psicoterapia in pratica.